Ragazzi, 9000 mi piace entro mezzanotte e avrete che sono? Quanti mi piace più? Stavolta no. 11. 11 mi piace. No, 11. 11 mi piace. 11 e basta. 9000 ci sta, voglio 9000. Ringraziare l'ultimo video che abbiamo fatto sempre della carriera, quasi 80.000. Voglio bene a tutti. Grazie a tutti, ragazzi. Mi raccomando. Ci arrivarci, sa, arriveranno belle cose. Quindi mi raccomando, tante sorprese, 9000 mi piace entro mezzanotte e vi carichiamo il sesto episodio della carriera allenatore con il Napoli. Mi stai Franco. Sempre più forte, sempre più carico. Come sono questo matto? Eccoci qui, ragazzi. Ci siamo. Si gioca Napoli-Roma. Mi avete scritto qui sotto nei commenti: Sciale, ma che gioca tuo padre? Come fa? No, mi sono allenatore e gioco io. Gioco io, ragazzi. E quindi in questo episodio vedrete anche me. Mi sono messo anche io qui, così vedo meglio. Così possiamo giocare meglio. Caro Mister Franco, formazione per Napoli-Roma. Nello scorso episodio abbiamo vinto contro la Fiorentina. Abbiamo vinto contro la Salernitana. Adesso ci aspettano delle partite molto molto importanti, eh. Allora, vi avviso, ragazzi, a lui, a voi, ci metto i partiti perché siete più forti. Salve mister, oggi si gioca il primo big match di questa stagione, Napoli-Roma. Che partita sarà? Sono molto in ansia per questa partita perché ritengo che la Roma sia una grande squadra e José Mourinho è un ottimo allenatore. Sarà sicuro una grande partita, molto equilibrata, dove sarà difficile fare gol. Dobbiamo essere bravi ed aspettare il momento giusto per fare gol e portare questa vittoria a casa. Buongiorno ragazzi miei, oggi si gioca una partita importantissima, forse il vero big match della giornata. Voglio vedere 11 leoni in campo e dobbiamo affrontarli a viso duro e non avevo paura di niente. A Giavattra Mourinho, mi raccomando, non mi facete fare brutte figure. Oggi scende in campo la seguente formazione: Meret, Rachmani, Kim, Oliveira e Di Lorenzo. A centrocampo gioco Zielinski, Lobotka e Camavinga. In attacco Asensio, Varaschela e Cristiano Ronaldo. Una sola parola vi voglio dire: scendiamo in campo perché siamo più forti. Siamo pronti per scendere in campo e per giocare Napoli-Roma. E ovviamente, ragazzi, giocherò io e ci sarà Mister Franco al mio fianco. Eccoli qui negli spogliatoi del Napoli: la maglia di Di Lorenzo, di Zielinski, di Kvaratskhelia, di Cristiano Ronaldo. I giocatori della Roma che stanno guardando lo stadio Maradona. Ed eccoci qui, ci siamo. Si gioca una partita importante. Si gioca Napoli-Roma, ragazzi, allo stadio Maradona. Terza giornata di campionato, il Napoli già a 6 punti. Il Napoli è partito benissimo. Telecronaca, Pierluigi Pardo e Daniela Dani. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. Lobotka. Bravo, 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 ci hai provato. Kvaratskhelia, dai, bravo. Dai mister, dai, 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 ragazzi, ragazzi. Dai, 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 ragazzi. Dai, vai. Buono il pallone tra le linee. Kvaratskhelia, no! Quicia! Scende un altro poco. Mannaggia. Cristante. Palla per Belotti. Riesce a star su. Attenzione. Palla sulla traversa. Meno male. Ma l'ha salvato Rachmani sulla linea. Ah no, ha preso la traversa. Ah, finisce il primo tempo 0-0. Bella partita tosta, ragazzi. Mister, che dobbiamo fare? Cambi subito. No, ragazzi, ho fatto due cambi. Ho tolto Kvaratskhelia, ho messo Rashford. Vedevo un po' stanco. E anche Cristiano Ronaldo. E ho messo Morata. Andiamo col secondo tempo e vediamo di sbloccare questa partita che non si riesce a sbloccare. Vabbè, ma è un pareggio. Non sarebbe non male. Non sarebbe contro male. La Roma. Siamo sei punti. Meno male. Grande azione della Roma. Meno male. Anche la Roma fa il cambio, fa entrare Pellegrini al posto di Spinazzola. Anche la Roma ci crede, bravi a muoversi tempestivamente a battere la concorrenza. Ma che c'è questo? Zielinski! No! No, mister! Bravo, 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 Zielinski, bravo. Guarda lì di quanto è uscita. Cavolo. Posizione interessante. Alla palla Morata! Alvaro! 1-0! Esplode il Maradona! Dai mister! Dai cazzo mister! Concentrato. Sei concentrato, calma, calma! Sto vedendo che ci ha fatto i cambi buoni. Vai! Guarda che gol! Asensio, palla per Morata. Bravo. Stop e tiro, all'incrocio. Bravo. Alvaro! Il 9 del Napoli! Morata! Ragazzi, concentrato. Aggrediamoli. Asensio.
Cambi, mister. 78esimo. Anche la Roma ha fatto il cambio in transuffati. Attenzione, lui non lo vogliamo prendere. 88 Olivera, 80esimo, aggiustiamo. Ho messo Mario lui, porto Asensio, ho messo Politano. Dai, teniamo sto risultato, dai. Gestisci in ballo palla, ok. Buon gioco. Ma va bene, mister. Prima palla. Palla in mezzo per Camavinga. Capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. Zielinski. Opportunità. Oh, mister! 2-0 Zielinski! Dai, mister! Anche questa volta i cambi sono azzeccati, ragazzi. Grande mister che non hai tolto Zielinski. Bravo, bravo, mister. Questa vittoria è tutta tua. Ma il cambio Morata è stato il successo di questa vittoria. La chiave di questa vittoria. Dai. Ci sta, dai. Ma non è ancora finita, Dopo gli vado a parlare. Non è ancora finito. No! Occasione per accorciare le distanze, attenzione! Calcio! No, non c'è il rigore questo! Non c'è! Signora, non c'è il rigore qui, Non c'è il rigore! Possono riaprirla in questo finale! Ma che rigore ha tirato Dybala. L'ha riaperta la Roma. 2-1. Discorso ancora aperto. Vai! Ma gestisci la palla. Non la devi perdere. Siamo 82esimi. Ma ovviamente la partita è ancora. Ragazzi, non mi dite niente. Ma a me pure su gioco mi piace. Io mi porto i 3 punti a casa. Penso che sto al primo posto. Bravo, bravo, bravo. Quando dopo bisogna attaccare, bisogna attaccare. Stiamo vincendo 2-1. 87esimi. Manca poco alla fine. Sono in vantaggio. Cazzotini. Dove cazzotini? Dove rinvia? Nuovamente Politano. Arbitro! Attenzione. Arbitro! No, Morata, hai sbagliato! Sì! Grande vittoria, mister! Dai! Bello, mister, state calmi! Salutate a Carlo Conti, logo! Grande! Bella vittoria. Mister, lei ci teneva tanto a questa partita. Napoli-Roma è finita 2-1. Ha giocato una grande partita, ma forse nel finale ha rischiato qualcosa. Giusta la vittoria? Giusta la vittoria. Abbiamo rischiato un po'. Fratello, noi sta partita l'abbiamo dominato. Il risultato di oggi è bugiardo. E abbiamo vinto la partita meritatamente. E sinceramente mi aspettavo qualche gol in più. C'è ancora tanto da lavorare. E lo faremo sicuramente in questi giorni. Oggi era importante portare i 3 punti a casa. E il mio Napoli ci è riuscito. E si avvicina, caro mister, la Champions. C'è la prima partita da giocare contro i Rangers. Prima partita del girone di Champions League per il nostro Napoli. Per il tuo Napoli. Il 13 marzo, eccolo lì, il giorno che si avvicina, si gioca Napoli-Rangers. Mister, fai conto che si gioca questa partita qui e poi bisogna andare a Bergamo perché c'è Atalanta-Napoli. Studiati bene la formazione e vedi chi schierare lì in mezzo al campo. Mister, finalmente, dopo 2 anni, ritorna la Champions League per il Napoli. Il Maradona sarà una bolgia per Napoli Rangers, è d'accordo? Assolutamente sì, lo stadio Maradona sarà pieno, i tifosi ci daranno una mano, ragazzi. Oggi il Rangers verrà qui perché vuole fare il risultato e noi dobbiamo essere bravi a non concedere niente. Sono emozionato per la prima partita di Champions. È un sogno che si realizza, non vedo l'ora che inizia la partita. Ragazzi, dopo 2 anni torniamo in Champions. Vi ricordo che noi squadra abbiamo gente come Cristiano Ronaldo, come Navas. Loro non l'hanno solo giocato, l'hanno pure vinta. Prendiamo esempio da loro e facciamoci valere anche in Europa. Come ho detto, tante altre volte siete tutti titolari e dovete essere tutti pronti. Oggi con Rangers scende in campo Meret, Zanoli, Juan Jesus, Ostigard, Oliveira, Zielinski, Dombele, Camavinga, Politano, Rashford e in attacco Morato. Aiù! Non ci cagammo sotto. Forza ragazzi. Formazione completamente stravolta da parte del mister. Si gioca Napoli-Rangers. Prima partita del girone. I Rangers ovviamente conosciamo McGregor, conosciamo qualche giocatore, niente di che. E in questa partita giocheremo soltanto momenti clou, anche perché dopo ci aspetta una partita a Bergamo molto molto importante. Per questo ci siamo, è arrivato il momento della Champions League. Mamma mia, lo stadio Maradona è pieno. Pieno. Sentiremo l'urlo dei Champions fino a Milano, fino in Scozia, dappertutto. Lasciamo ovviamente la telecronaca. Pierluigi Pardo, Daniele Adani, si gioca Napoli Rangers. Gran palla. Politano! Il mister non sbaglia mai! Non deve permettere, mai più di criticare. No, mai, mister. Nessuno si deve permettere di criticare lei. Perché lei è il maestro. E ha segnato. Ci abbiamo Matteo Politano. 1-1. Già pareggiato. Cavolo. Va bene, la difesa lascia un po' a desiderare. Vai. Ma vediamo il primo tempo. Vuole il tocco verticale. Che gol! Di Mattias!
Olivera, che vai ad esultare con i tifosi 2-2. Oh, ma non ci dai neanche il tempo di esultare. Ma quanta gol fa in questa partita? Ma che sta succedendo? Può buttare la porta Rashford. Rashford, no! Una palla di merda. Una palla di merda. Finisce qui dunque un pareggio che permette. Ed è finita 2-2, mister. È finita così. Ci può stare il pareggio dopo tante vittorie. Hai fatto tanto tu cuore, mister. Non è andata proprio. Dai, un pareggio ci può stare. Ci può stare. La partita è importante domenica con l'Atalanta. Bravi, bravi ragazzi. Dai, bravi. Va bene. Bravo. Mister, la sua prima apparizione in Champions League porta il pareggio per il Napoli contro un ottimo Rangers. È soddisfatto del risultato? Devo dire che la partita l'avevo letto bene. Come mi aspettavo, che ho detto anche ai ragazzi, è stata una partita molto difficile. Il pareggio secondo me è giusto. Complimenti a Rangers e complimenti anche ai miei ragazzi. Ci portiamo il punto a casa e nelle prossime partite di girone dobbiamo essere bravi a non perdere e bravi nel raggiungere più punti possibili. Avanziamo perché, come detto, il 18 settembre si gioca Atalanta-Napoli. È una partita importante. Poi abbiamo la Cremonese in casa. Buonasera mister. Sta andando alla grande in campionato nonostante il pareggio in Champions. Oggi siete a Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini. Ecco, le volevo chiedere, che rapporto ha con Giampiero? Gasperini? Voglio, io non posso proprio vedere. Può essere anche un bravo allenatore, ma con Mom, ve lo dico in napoletano, non mi piace. Sinceramente avrei evitato la domanda, caro giornalista. Non voglio più rispondere a niente, basta. Ora devo preparare la mia partita. Ora non pensiamo più alla Champions. È un piccolo asso falso. Oggi siamo qui a Bergamo e si gioca il campionato. Si gioca una partita molto importante per arrivare allo scudetto. Ho sentito Gasperini negli spogliatoi che diceva che noi non siamo pronti, non siamo carichi e non siamo degni di scendere in campo. Facciamo parlare, noi facciamo i fatti. Contro l'Atalanta, scende in campo portiere Navas, Di Lorenzo, Kim Rachmani, Olivera, Politano, Lobocta, Camavinga, Baraschelia, Cristiano Ronaldo e Raspadori. Dai, voglio la mamagna Gasperini. 12:30 si gioca Atalanta-Napoli e giocheremo tutta la partita. Dai Napoli, dai! Eccoci qui, ci siamo, siamo a Bergamo. Lasciamo sempre la telecronaca per Luigi Pardo e Daniele Dani. Andiamo subito in partita. 4 gol nelle ultime 3 partite. Mario Pasalic. Attenzione mister, eh. Non può più va. Palla interessante per Cristiano. Dai, dai Cristiano. Dunque calcio d'angolo. Sceglie il tocco corto. Occhio al cross per Cristiano. Madonna Kim, bravo. Bravo, bravo Kim, bravo. Attenzione a CR7. Buona! Buona! Check! Raspadori! Il piccoletto! Andiamo così! Che gol di Giacomo Raspadori! Il Napoli è in vantaggio a Bergamo. Dai miss! Grande miss! Subito di prima, subito, subito, subito. Avanziamo, avanziamo. Fallo, fallo, arbitro. Arbitro! Arbitro! Tieni il corno! No, queste ste cose sulla panchina no! Non fa nervosi. Non fa nervosi. Tackle efficace. Mettiamo su le zerari. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Numeri ti dimostrano come alla fine nel calcio sia importante analizzare bene dati statistici. Occhio qui, può concludere. Mamma mia! Check mister! Check Raspadori! La doppietta Bergamo del predestinato del futuro. Check Raspadori! Vai, vai mister. Ma guarda che golletto su assist di Cristiano. Jack Raspadori nel set, non può sbagliare. Andiamo Jack, andiamo. Prova ad andare. Navas, bravissimo. Bravo, bravo. Bravo Navas. Finisce il primo tempo ragazzi, 2-0 per il Napoli. Dobbiamo stare calmi, giochiamo con calma, mister. Allora, la mia gioia, lo sapete, di vincere a Beckham. Primo tempo 0-2. Cambi? Nessun cambio. Gioco come sta. Secondo tempo. Dai, dai, oh, hai ammazzato Cristiano. Arbitro. Raspadori! Aperto un po' troppo qui l'interno. E la conclusione. Tripletta di Jack, doveva essere. Bravo, bravo. Gestiamo la palla. Bravo, Gammavinca. Possibilità adesso con recupero in zona. Bello che fa gol! No! Ma che partita sta facendo la spada? Attenzione, si fa. Attenzione. Bravo, bravo Navas. Si salta qui il portiere. Allora ragazzi, ho fatto due cambi. Ho tolto Cristiano Ronaldo, ho visto un po' stanco, però mi ha dato la pacca sulla spalla. Mister, va bene così. Ho messo Morata, ho tolto Politano, faccio riposare perché il prossimo ci abbiamo la Champions e ho messo Asensio. Il tocco corto.
Buono l'intercetto della difesa. Può segnare e riaprire il match. No. Vai Navas, che parata! Bravo Navas, bravo, Navas. Bravo Keylor. Dai, avanzate, avanzate. Vattene in porta. Vattene in porta. Vattene in porta. Vattene in porta. Vattene, aspetta. Non può fallire, attenzione. Ma dai! Viste! Paraschelia! Paraschelia! Sono tre polpette a Bergamo! Vincia! Paraschelia! Palla importante. Bravo, bravo Navas! Mostruoso! Due portieri fondamentali. Palla molto interessante. Vai, 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 vai. Tiri come stai? Tiro! Asensio! Che gol! Marco! Asensio! Ha fatto un gol spettacolare. Sono quattro coppette. Questo Napoli è faccia Port! Dai, non mi finì perché Mr. Frank è fumato. Veloce. È finita con la gioia. Grande vittoria. Andiamo, andiamo. Mister, una sfida su tutti i fronti con Gasperini. Ma alla fine ha portato lei il risultato a casa, vincendo per ben 4-0. Ha praticamente dominato Bergamo. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Dobbiamo essere umili. E come God. Ci ha magliavato 4 pallone a Gasperini. E va bene così, ragazzi. Oggi hanno dato il massimo i miei ragazzi. Abbiamo vinto con una squadra fortissima. E sinceramente mi aspettavo questo tipo di partita. Avevo detto ai ragazzi di attaccarli e pressarli continuamente. Loro lo hanno fatto e abbiamo vinto questa partita 4 pere a Gasperi. Ciao. Pronto? Se ne vada via, ma lei è proprio un maleducato. Ma avranno sbagliato. Pronto? Ma che fa? Mi attacca il telefono in faccia. Poi presidente, buonasera. Non avevo capito che era lei. Mi ha dato del maleducato e ho pensato che avessi sbagliato il numero. Ce l'avevo con Marco Giampaolo. Visto che non lo vuole nessuno, mi chiedeva insistentemente di fare il magazziniere insieme a Tommaso Starace. Gli ho detto ovviamente di no. Non sa fare manco quello. Vabbè presidente, attaccammo a Kurt. Perché mi avete chiamato? Prima cosa si calmi, altrimenti chiamo davvero Marco Giampaolo ad allenare il Napoli. Andiamo in Serie B, presidente. Comunque mi volevo complimentare con lei per il lavoro che sta facendo. Io ho cercato di allestire la squadra il più possibile per farla diventare competitiva, ma lei sta facendo davvero un lavoro disumano. Davvero complimenti, Franco. Di questo passo sicuramente arriverà una chiamata di una nazionale. Ma no, presidente, così mi state facendo sentire male. Presidente, la ringrazio per le belle parole, ma il campionato e il percorso è ancora lungo. Queste parole, presidente, mi danno forza per non mollare mai e per continuare sempre con la massima concentrazione. 21 settembre, Cremonese, sulla carta siamo i favoriti. La classifica parla chiaro. Il Napoli è al primo posto. 4 vittorie su 4, abbiamo vinto contro un Atalanta che sta a 9 punti. Il Milan è dietro a 10 punti. E ora tutti allo stadio Maradona perché si gioca Napoli-Cremonese. Ma io ti dico la verità, lascia così come sta. Confermerei Navas, Rivera, Paraschelia. Va bene così, dai. Questa partita non la giocheremo, non faremo neanche momenti clou, ma simuleremo direttamente la partita. Dai Napoli, dai Napoli, dai. Possiamo sbagliare, ragazzi. Non possiamo sbagliare, se è il momento di forma. Raspadori! Raspadori! Cecca! Andiamo! Mamma mia, fortissimo, veramente. 1-0 Napoli. Ecco Politano. Cristiano, Cristiano, Ronaldo, 2-0. Fai la fine, dai. Subito. Solo 6-0. Andiamo subito al risultato. 6-0. 2-0 è finita. 2-0. Ronaldo, Raspadori, ma caro mister, altra vittoria importantissima. Andiamo avanti così. Il Milan ha perso. Milan ha perso, ha vinto l'Inter il derby, assurdo, attenzione. Avanziamo. Offerta per allenare il Portogallo. Mister Frango in Portogallo. Vi faccio sapere una. Aspettiamo. Aspettiamo, sì. La Serie C, la Serie D, Portogallo. Ma troppo forte. Adesso invece 25 settembre si giocherà Empoli-Napoli. Qui giochiamo fuori casa, giochiamo allo stadio dell'Empoli. Partita un po' più difficile, ovviamente. L'Empoli a 5 punti, prepariamo la formazione. Facciamo riposare un po' di Lorenzo. Mettiamo Zanoli, Baraschello facciamo riposare. Mettiamo Rashford, Politano facciamo riposare. Mettiamo Asensio, togli le bocche e metti Zelischi. Alle 3 si gioca Empoli-Napoli 25 settembre. Andiamo a simulare anche questa partita qui e vediamo come si mette. È iniziata Empoli-Napoli. Dai ragazzi, dai, sfondiamole anche a questi dell'Empoli, perché sembra troppo forte.
No, non lo far crossare. Lascia partire il cross. No, 1-0 Empoli. Lammers. Cavolo, dai. Napoli, no. Non mi puoi sbagliare sti coso. Calma, calma. C'è ancora una partita. Stai calmo, stai calmo. Siamo calmi, mister. A me questi partiti mi fanno più paura degli altri partite. Zielinski. Buona. Pensa, no, rimettila in mezzo. Raspadori! Raspa sempre lui! Sempre Giacomino! Andiamo, andiamo! Giacomo! No! Stanno facendo troppo burdelle là a me! Dai! Dai! Facciamo segnare a destra! Non so fa, non so fa. Fanno girare bene palla! Cristiano! Cristiano 2-2. Ragazzi, finito il primo tempo, 2-2, bella partita, più possesso palla dell'Empoli rispetto al Napoli. Cambi, facciamo vediamo. Ragazzi, il mister ha fatto dei cambi, ha fatto entrare Anguissà, ha tolto Morata. Raspadori, ha messo Zielinski, ha tolto Ronaldo e ha messo Morata. Quindi ora andiamo col secondo tempo. Buona rete di passaggio. No, dai, quest'Empoli. Occasione per il battaggio. Mortacci vostri. 3-2. 3-2, da scendere in campo, che devo fare? Aspetta. 3-2, partita molto. Che partita è Empoli-Napoli? 3-2. Sì, dici chi è? Mi ricorda qualcosa sto Empoli-Napoli 3-2. Sì! 3-3, Morata! Alvaro, andiamo! Non ci perdi questo Empoli, non posso perdere. Mamma mia, dopo l'Empoli. Allontana la minaccia. Scendi subito. Scendiamo in campo, subito. No. Intervento dai, subito. Decisivo che salva la porta. Vai. Palla profonda di Rashford. Zielinski! Che vale il vantaggio. Ha sprecato tutto da pochi passi. Mister. Chiedono la linea perché ha cambiato il punteggio nel match della Sampdoria. Sentiamo come. Terzo gol per la Sampdoria. Risultato che ora è sul 3-0. Il minuto è l'ottavo. No! Non ci credo. Bravo Dombele. Dai Zanoli. Zanoni Gioquiu, a vita. Giochi. Palla regalata agli avversari. Cercano il gol che potrebbe chiudere i giochi visto quanto manca alla fine. Controllano molto bene il possesso del pallone. Dai! Questa palla! Attenzione! Dai, su! L'ultima! Sì! Occhio al pallone per il possibile vantaggio! Sì! Dai! 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 Impazziscono quelli del Napoli 4-3. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Hai 4-3. Il capitano Piotra. Che partita. Dai, mamma mia, che partita. Zielinski. Zielinski. Al 90esimo. È finita. È finita. 4-3. Bravo mister. Bravo mister. Dai. 5 su 5. Mamma mia. Mamma mia. Non ne stiamo sbagliando una. Che Napoli. Vai vai. Bravi ragazzi. Mannaggia la miseria. Che Stembolo è proprio una bestia nera. Giusto Napoli. Ma come si fa? A pigliare tre pallone a chistica. Sono a bandi di morti. Fortunatamente siamo stati bravi, l'abbiamo recuperata e abbiamo portato i tre punti a casa. Ragazzi, devo fare i complimenti a Zielinski per il gol che ha fatto al 90esimo. Ma stiamo facendo pigliare infarto. Io ve lo dico ragazzi, noi abbiamo vinto la partita perché non c'era Bandinelli, perché stiamo a cogliere il Pumarò, altrimenti non so come sarebbe andato. Ma noi ci favore nessuno. Neanche il Liverpool il 28 settembre. Avanziamo fino a quel giorno. Abbiamo un punto ciascuno. 28 settembre si gioca Liverpool-Napoli e sarà una partita difficilissima. Questa partita devo stare molto calmo e devo riflettere i giocatori, okay. Chi sta in forum e chi no. Mister, rifletti bene, rifletti a lungo, perché questa partita la giocheremo nel prossimo episodio della carriera allenatore con il Napoli. Sempre se arriva a 9000 mi piace, giocheremo Liverpool-Napoli e andremo avanti insieme per portare lo scudetto a Mister Frank e a tutti i tifosi del Napoli. Ragazzi, questo episodio è finito qua. Anche questo episodio secondo me è stato bellissimo. Abbiamo giocato tante partite, abbiamo vinto solo il pareggio con Rangers, ma poi altre partite abbiamo vinte. La vittoria con l'Empoli 4-3, la vittoria con la Roma, con l'Atalanta. Vittorie bellissime, quindi complimenti mister. Poi è arrivata anche l'offerta della nazionale, mister. Si è chiamato il Portogallo. 6 milioni di euro, arrivato subito. 6 milioni di euro. No, mister, lei pensa troppo ai soldi, non va bene. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, spero ovviamente vi sia piaciuto. 9000 mi piace entro mezzanotte. Vi carichiamo il sesto episodio, vi carichiamo subito un altro episodio della carriera allenatore con il Napoli. Vi sta piacendo un sacco, noi ci stiamo divertendo.
divertendo, ci stiamo impegnando. Ci fa piacere che questa carriera veramente vi sta piacendo. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Da me, da Mister Franco e da questa super carriera allenatore con il Napoli è tutto. Ci vediamo contro il Liverpool. Partita fondamentale. Sempre forza Napoli. E si mi sembra più forte. Ma perché? Si mi sembra più forte. Ciao. Si mi sembra più forte. Si mi sembra più forte. Ciao.